Salve a tutti ragazzi, bentornati sul Diario della Notte. Pensavate di trovare due stronzi, eh? No, e invece ci sono io! No, è troppo brutto. No, e invece ci sono io! Il testo di oggi, dov'è il testo di oggi? Regia, Ecco. regia, il testo di oggi, di cosa dobbiamo parlare? Ah, sì, di Renfield di Nicolas Cage. Perché? Perché oggi abbiamo appena visto Nicolas Cage nel film Dracula di Renfield Stoker. Renfield. E quindi Renfield. Devo dire che dopo i 15 minuti i miei colleghi sono morti e io sono l'unico sopravvissuto e queste sono le situazioni in cui mi sto trovando adesso. Come ti sei permesso a fare l'intro senza di noi? Come ti sei permesso? È stato spontaneo. Ma va bene, Lo questa sai è che anarchia. sei il nostro La notte famiglio. dei Jones. Esatto, il famiglio che Quindi, si ribella. da famiglio, cosa devi fare? Famiglio? I boccacicci. Famiglio. No, ma non si può dire Non si su può dire su YouTube. YouTube. No, famiglio intendo. O famiglia. No. Comunque, già c'è Vin Diesel, io non avrei approfittato. Comunque, in ritardo di eoni sull'uscita di questo film, siamo riusciti a recuperarlo su Amazon Prime, con Film? cattiveria anche, Renfield, diretto da il tizio che ha fatto Lego Batman, solo che poi l'hanno messo al montaggio perché dopo Lego Batman faceva Beh, diciamo comunque sempre di montare, smontare cose nel film anche si cagare. Ha parla. fatto anche il montatore, capito per come funziona, il E gioco. quindi, come al solito, bentornati o benvenuti in questo salotto intellettuale, molto salotto e poco intellettuale, per la nuova fake recensione di oggi. Quindi, essendo una fake recensione, adesso su questo divano noi ci scoperemo, Riccardo. No, che poi gli piace, ci tocca passare da YouTube a No, no, ormai io ho dato per questa settimana, poi vedersi il prossimo mese, magari. Comunque, in generale, ci siamo visti sto film. Sì. E noi, come protagonista, ci siamo ritrovati dopo Una un tot seduta di a fare una terapia seduta di dopo. terapia, perché davvero gli ultimi 15 minuti sono rimasti in pausa per tipo 3 ore. Noi che parlavamo di tutto e di più, del nostro trauma, di come è stato un trauma arrivare sino a quei 15 minuti finali. Chi si lancia in avventure senza capo né coda? Ma che cazzo di proverbio è per fare una citazione? Direi sì, effettivamente è un film che parte anche con le migliori premesse. Parte Cioè, col botto, parte cioè, col botto. diciamolo, ovviamente uno di quei film Con le botte. con le botte da Urbi soprattutto, tu lo guardi e più eccede nel mostrarti violenza gratuita, più è John divertente. Wick spostati proprio Sì, praticamente, vabbè, a parte John diciamo. Wick, su questo ci ritorniamo dopo, su John Wick. Abbiamo un protagonista che torna a fare lo stesso personaggio a distanza di 10 anni, Di solamente che Warm in Bodies. Warm Body era un cadavere e basta, in questo caso è il compagno di Ah, in ogni Dracula. caso è coerente col tempo perché come attore, diciamo, fa abbastanza. Ma il Beh, è protagonista rimasto no. sempre giovane comunque, quindi la cosa ha funzionato. Mangiare gli insetti aiuta, Che secondo schifo soprattutto, però questi primi 15 minuti siamo rimasti all'inizio proprio me. estasiati. Applauso. E proprio Ovazione. Applauso, dai. l'applauso c'è stato, mentale, ma c'è stato. Cioè, quando vedi Nicolas Cage poi fare quel ruolo. Già da subito, quando te lo tolgono, fai no, fammene vedere altro. Anche perché probabilmente la maggior parte delle persone non conoscerà questo film come Renfield, ma come il film dove c'è Nicolas Cage che fa Dracula. Quel film che tu te l'ho pensato, Nicolas Cage ormai fa un sacco di cagate, facciamogli fare anche Dracula, tanto ridicolo, ridicolo, vediamo che viene fuori. Un po' ci ha stupito, diciamo. Ci ha stupito. E poi, dopo un quarto d'ora, la pellicola inizia a Dopo un crollare, quarto d'ora compaiono i cinesi e fin... No, no, sto Mayday, mayday. scherzando. Però, in generale, il film che si prende abbastanza poco sul serio, nel modo in cui si racconta, comunque sceglie di scadere in determinati cliché da film di serie B Un e serie C. action brutto degli anni Ottanta. Esatto, che è bello da vedere perché è bello, ti diverti a guardarlo, però a un certo punto fai: ma cosa cazzo? Ma perché? Ma non c'era bisogno di queste cose qui. E poi menate, 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 che ti fanno dire: guarda il sorriso sadico di gente che viene randellata a colpi di braccia. Beh, comunque sangue, budella, membra, Sangue, viscere. budella, spappano cervella. E fanno sempre piacere. Fanno piacere. Quindi, com'è stato questo impatto di Renfield su di voi?
Ah, come avete detto, è partito come un action... Come una catapulta! Un action degli dritto anni... verso il cesso. Degli, no, no, un action degli anni odierni e poi è colato proprio stile action in downtown. Anche se non con la stessa cattiveria, diciamo, l'un-politically correct tipico degli anni 80. Nonostante abbia comunque una sfraccata di citazioni ad ogni cosa possibile, letteralmente ne trovi ovunque. C'è... Soprattutto sulla bibliografia e filmografia del credevo vampiro. Credevo avresti detto sulla ska. Sulla ska, sì, qualcuno ci spieghi la questione della musica ska, perché noi non l'abbiamo capito. Ma era la musica ska o la musica... No, comunque vabbè. Scassamento di palle. Magari era quello il nesso. Però un film comunque delizioso da vedere almeno agli inizi, cioè di quei film ti li guardi in compagnia e stai un film per Natale. Film per Natale, vi sedete lì con i parenti, tanto Amazon. Il vomito però, dopo due la verità secondi. È un film che comunque si può reperire su una piattaforma, quindi sì. Ce lo si può guardare a casa sul divano. Quando il film vi fa cagare, tornate a parlare dei cazzi vostri per 3 ore di fila, poi quando vi ricordate di finirlo... Vabbè, ce ne avete voglia. Beh, volevamo vedere la fine, anche se la fine è un po' tragica, nel senso che le buone aspettative del film, come abbiamo detto, per i primi 15 minuti vanno a farsi friggere, poi diventa tutto un... l'abbiamo già visto da milioni di parti, non ci sono colpi di scena entusiasmanti, anche se potevano esserci. E risulta un po' un... guardi il film al contrario, praticamente alla stessa fine. Dopo i 15 minuti lo guardi al contrario, hai lo stesso effetto. Poi peccato, perché il tema era molto interessante. Questa idea di mostrare Batman come un narcisista. Batman. Vabbè, è il signore della notte comunque. Signore della notte, sempre più pistrelli, sangue. E Nicolas Cage che mi ha confuso. Tu volevi un Nicolas Cage o Batman. Vabbè, Kick-Ass. Ma cazzate a parte, ha questa idea di portare questa relazione tossica tra Renfield e Dracula, che è un narcisista. E credo secondo tutti quella sia la parte più divertente, la parte che funzionava di più all'interno del film. Poi però quando ci spinge, ci zacchi cose dentro pur di dare un senso a una cosa che non ha chissà quali pretese, personaggi buttati lì. Personaggi secondari, coprimari, senza... che poi fa, ma che me ne frega, ma lasciala morire sta poliziotta. Che ovviamente sono di quelle parti che tu fai, a un certo punto hanno detto... i due criccetti li mandiamo lì a scrivere, vediamo che cosa viene fuori. Viene fuori una poliziotta che dalla stradale è diventata una specie di Rambo. Ma eccetera, tu lo sai come funziona la polizia in America? No. E allora, non devi cagare. La polizia in America non funziona, ci sono Will Smith e Martin Lawrence che sparano non... sulle persone. È strano che non venga ucciso nessun nero durante il... No, invece sì. È vero, sì, c'è un... non ucciso qualcuno. Però... e gli dice, sai, no, non hai proprio un sapore cattivo nonostante tu sia... No! Sta cosa io non me la ricordo. Ma che film hai visto? Arma Vettore 2. Comunque, dai. Un film, guardatevelo, perché comunque due risate ve le strappa di sicuro. Ci sono momenti di what the fuck, cosa sto guardando. Davvero belli. Belli. C'è quella scena che dicevi anche prima tu sul... compagno tossico che ti metti all'angolo, che secondo me l'hanno anche gestita bene, nonostante tu stavi lanciando ogni maledizione contro il direttore della fotografia perché no, ma l'hanno messo per quello, per quell'altro, ma scrittura. Che gli interessa, c'erano le botte a destra e a manca, esatto, probabilmente non è... e ieri hai sottolineato una cosa particolare guardando il film, che sembra quasi che la prima parte sia stata gestita da qualcun altro rispetto al resto del film, che anche le scene action sembrano girate meglio le prime, cioè un inizio proprio a bomba, e poi che poi magari leggiamo del film, nel caso scrivetecelo nei commenti, è un progetto che è stato abbandonato da i famosi 15 minuti di gloria di Andy Warhol, cose a caso, e poi il film diventa così a caso. A me è parso proprio, però credo anche sì, a voi, un calo tecnico, a parte nel finale che un po' torna quella capacità lì, forzatissimo, dai. Nel finale ci sono un sacco di cagate, proprio una dietro di più esplosioni di arti e sangue, però ragazzi, a quel punto di vista davvero vale. Ma per lo splatter era un pretesto di fare un film per raccontare una cosa che può essere anche interessante dal punto di vista umano, quindi parlare di tossicità in generale, quindi almeno da quel punto lì il film ci sta, poi tutto il resto non ha senso per come funziona, però
direi memorabile Nicolas Cage, memorabile anche il protagonista che adesso mi ricordo si chiama Nicolas Jones o qualcosa del genere. Tutti inizio di One Body. Tutti Nicolas. Lui, che comunque è anche quello che ha fatto il Mad Max. Ah, è vero, il figlio di guerra. È vero. Sul finale, che comunque... Dai, una coppia come anche tu, che ci piacerebbe rivedere insieme. Ci piacerebbe vedere fare sesso, soprattutto. No, ma no, non era quello. Non, scusate, mi ricordo. E soprattutto, se fai un film Marvel, dopo il film Marvel rimarrai intrappolato in quello stesso personaggio per il resto della tua vita. E adesso noi vogliamo Nicolas Cage come prossimo villain dell'MCU. No vabbè, tanto tra un po' la DC lo utilizzerà di nuovo. Ma Superman lo faranno a sto punto, tanto. MCU è Marvel Capcoming. Giusto. Hey, la catcalling edizione. La cap and coming. Fantastica! Citazioni di alto bordo. Ogni citazione, un iscritto ai citazioni. Per ogni iscritto avrete un'eccitazione. Io voglio una compilation di tutte le stronzate che hai detto in questi 15 minuti. Ma poi Giuseppe, 15 minuti da di oggi film. C'è anche il TikTok del diario della notte. Andate su TikTok, The Night Diary, The Night così, lo trovate benissimo. Non posso neanche sbattermi sto cazzo di tavolo che non prende il telecomando, il microfono. Che come non va? Prende. Bene, abbiamo fatto questa cosa e... Non è finita! Allora, abbiamo fatto quello. Com'è stata questa esperienza con noi? Non solo quella davanti a un microfono, ma anche davanti a non solo... Cazzi. 15 minuti. Che senso? Solo 15 minuti. Come il film in 15 minuti e poi si va giù. Ah, quindi se i preliminari sono stati interessanti, poi dopo... Il resto era un po' fiacco. Ma tiriamo la cosa c'entra tutto questo inclinazione nel... Niente, nella sessualizzazione. Ma è esattamente quello che vogliono le persone. Lo spettacolo. Vabbè. Non puoi fermare lo spettacolo. Come vampiri. Perché le nostre parti... Entra! Delirio. 2 minuti di delirio della notte. Da diario a delirio della notte un attimo, quando c'è Nicolas Cage di mezzo. Non so se ve ne siete accorti. E forse esatto, è quello, ci ha posseduto. O la mezza cassa di Heineken. Ci ha ipnotizzati. Anche se nel film non ipnotizza nessuno, però. Cerchiamo di arrivare. Cazzo, c'ha ragione. È vero, cioè hai ricordato che risolverebbe di un sacco la trama. Esatto. Cioè, no, hanno tolto un potere. Uomo, ipnorospo, addio. Addio a tutti. Va bene, perché ci devi rovinare? Vabbè, gli hanno tolto tanti altri poteri. Ma perché in realtà lui interpreta Nicolas... È Dracula che interpreta Nicolas Cage nel film. È Nicolas Drake. Non Nicolas Cage, Nicolas Drake. Buona visione e buon bot. Ciao, Nicolas Drake. Non si spegne. Ormai vogliamo fare delle conclusioni. Sì, facciamo. Caro Babbo Natale, grazie per averci regalato questo film. Regalo un cazzo, l'abbiamo pagato. Signor Babbo Natale, abbiamo pagato noi questo film, perciò grazie di niente. Però grazie per aver scritturato Nicolas Cage per interpretare Dracula, che è una di quelle cose che io non so voi, ma prima di morire volevo vedere. Sì, quindi muori ora. Esatto, adesso possiamo anche suicidarci. Comunque, in generale, vi ricordiamo che potete sempre iscrivervi, lasciare un mi piace o nel caso di insultare il nostro caro ospite lì sotto nei commenti. Tanto sarà il primo a commentare. Che in realtà possiamo dire che è il nostro showrunner. Che è lo stesso di Renfield. Come Blade Runner, showrunner, Blade Runner. Ti prego, basta. È un pozzo infinito di citazioni della cultura cinematografica. Esatto. Io non so che... Siccome è Blade l'ammazza vampiri, Runner, quindi Blade Runner, fusione. Ma cosa sto qua? Altro che frusciante. Altro che qua. Diario della notte, diario di tante cose, di tante botte. Si è suicidato un quadro. Il suo potere è immenso. Vedete, un altro potere. Fa crollare l'arte le tue parole. Esatto. Rovino fa crollare l'umanità. Bene, io penso che abbiamo anche fatto un po' crollare le palle. No, stanno ridendo da 2 ore con questi mentaccati. Dopo riguardiamo il video e ci siamo solo noi che ridiamo. Dopo il montaggio ci sarà Paul King, che è quello che ha fatto il film, che dirà: ok ragazzi, cancelliamo tutto. Paul Walker con King, basta. È un maestro, è il maestro. Basta, non c'è. Dal diario della notte, è buona visione. E buone botte. Ciao. Ciao a you. Si è diventato la regina.
Ciao, ciao, ciao. Mai più, Ah, lasciate un commentino, mi piace, iscrivetevi oppure semplicemente non guardate il video, leggete il titolo sulla copertina e insultateci. Siete liberi di farlo e anche di andarvene a fanculo. In questo lo mettiamo a velocità doppia, tipo. No, non lo mettiamo, questo era solo sfogo per dire a quel testa di cazzo che... Ma Riccardo? Ah, è qui, buongiorno. Vabbè, mi sono mimetizzato, dai, alla fine divento... onnipresente. Praticamente è diventato uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Divento onnipresente, ma cosa cazzo sei? Ma si di Drax come la metafora. Noi siamo Riccardo. Noi siamo Riccardo. Dai, ci sta. Ma puoi fare quello che vuoi, che stavo sparando stronzate tutto adesso... il tempo. Neanche un minuto, 30 secondi, non ce la faccio tenere la faccia. È troppo. Mi rispondere solo una domanda. Signora Massai, mi dica, ma questo film come le è sembrato? A livello estetico, se devo descrivere una cosa brutta, lo prenderò per esempio. E quindi, una volta terminata la visione, che ne pensa di Nicolas Cage? Guarda, non è un obbligo fare film buoni, ma non è un obbligo fare film cattivi. Signore Eugenio! Ma che Eugenio? Chi è? Eugenio della lampada? Cos'è? Ma Nicolas Cage la sa fare una buona crema pasticcera? Guarda, può far concorrenza al cemento armato. Eh.